Grandinata di fine maggio nel nostro entroterra, in particolare in Alta Val Fontana Buona e su Genova. Cerchiamo di dare un'idea ai nostri telespettatori, grosso modo oggi come si presenta lo scenario? Guardi, quest'oggi sono fatto per un sopralluogo adesso qui nei comuni sia di Moconesi che di Tribogna, dove sono le realtà forse più colpite, anzi Tribogna, nella località proprio Tribogna e Moconesi Alto, vedo che è ancora presente la grandine nelle cunette di scolo delle acque. E abbiamo visto tutto il bosco, quindi le foglie che sono molto fragili, dato che siamo in primavera, tutte abbattute a terra, bucate dall'impeto della grandine, dalla forte vento e acqua che è venuto ieri dall'una all'una e un quarto fino alle due. In alcune zone è caduto addirittura un palmo di grandine. Sì, un palmo di grandine. Io qui da me, che sono a Pezzonasca di Moconesi, era la provinciale, che era la strada bianca, le macchine non riuscivano quasi a transitare, anzi, quelle che transitavano erano a rischio incidenti in quanto sembrava una nevicata. Ecco, per le aziende, diciamo, della zona, le aziende che hanno coltivazioni all'esterno, quali sono state le colture che hanno avuto maggiori danni? Beh, le colture che hanno avuto maggiori danni sono tutte le piante, soprattutto a foglia larga, quindi parliamo dalle bietole alle insalate, alle zucchine, alle pomodori e ai peperoni e melanzane. Sicuramente anche le patate ne hanno risentito. Comunque speriamo che oggi la giornata è molto bella, propizia, quindi bisogna fare subito dei trattamenti per cicatrizzare un po' le ferite delle piante che hanno avuto. Poi c'è tutta la partita delle piante da frutto, quindi albicocche, ciliegie, mele, pere e pesche, che vedremo sicuramente i danni più avanti perché vengono intaccate da questa grandine qua, le segna. E da lì poi partono tutte le problematiche di marcescenza e poi definitivamente la caduta. Ecco, ma per le olive ci sono problemi? Ah, per le olive, guardi, qui da noi in Fontana Buona hanno ancora i fiori e non sono ancora chiusi, quindi non dovrebbe esserci problema, però finora è presto. Io penso che non dovrebbe esserci comunque problema.